Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivise per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore. Ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento. Qualche tempo fa abbiamo visto le scaramucce fra Trump e Elon Musk. Ricordate quello che ha detto Trump? In risposta, l'ex presidente ha ribattuto nei confronti di Musk quelle che ha definito le auto elettriche che non durano abbastanza a lungo, le auto senza conducente che si schiantano o le astronavi che non vanno da nessuna parte. Ve la rileggo. Le astronavi che non vanno da nessuna parte. Il sole 24 ore, cavi per le telecomunicazioni sottomarini, così Facebook, Google e Amazon riscrivono il business. Circa il 99% del traffico delle comunicazioni internazionali avviene oggi tramite cavi sottomarini. Senza cavi sottomarini, niente più internet. L'Europa è pronta? Dimentica le costellazioni di satelliti, le centinaia di lanci di SpaceX e le nozioni di cloud o wireless. Tutto questo tende a farci credere che i nostri smartphone, computer e altre macchine siano collegati tra loro attraverso lo spazio. Tuttavia non è così. I satelliti rappresentano appena l'1% degli scambi di dati. Questo che vediamo è il presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador nella diretta del 2 maggio 2022. Hay comunicación de internet en las grandes ciudades. Pero nosotros en México tenemos cerca de 300.000 localidades dispersas. Pequeñas comunidades. Y lo que queremos es llegar a todos los pueblos de México. Ese es el compromiso, que pueda haber comunicación en todas las comunidades por internet. Entonces, ¿cómo hacerlo? Aunque parezca increíble, no hay satélites para lograr esta comunicación por internet.